Ciao a tutti, eccomi tornata con un video molto rapido, questa volta manterrò la promessa di rapidità. Solo per dirvi una cosina, quando ho pubblicato il mio video, quello in cui vi descrivevo la mia dieta, in cui vi facevo vedere le mie tabelle di conversione, quelle che mi ha dato il dietologo, moltissime di voi mi hanno chiesto se per cortesia potevo passare loro le tabelle e io ho dovuto dire di no. Ho detto di no, io spero che mi capiate, perché non mi sembrava corretto nei confronti del mio dietologo, perché chiaramente lui le passa soltanto ai suoi pazienti. Ho controllato se sul suo sito ci sono per tutti e non ci sono, quindi lui vuol dire che le passa soltanto ai suoi pazienti e per passarle a voi avrei dovuto chiedere quantomeno il suo consenso. Quindi ho detto a tutti di no, però ero dispiaciuta per questa cosa perché effettivamente sono molto comode. Quindi dopo l'ennesima richiesta che ho ricevuto ieri, mi sono messa su internet a cercare se c'erano delle tabelle di conversione non uguali a quelle del mio dietologo, ma che avessero più o meno la stessa finalità, e le ho trovate. Quindi sono contentissima per questo. Non ho ancora trovato, mi sa, le verdure, però le troverò, state tranquille, le troverò. Vi metto quindi nell'info box qui sotto il link con tutte le tabelle che potete scaricare. Mi pare sia soltanto un documento, quindi non ci mettete molto, e mi pare che ci sia quello per i latticini, la conversione del pane, della pasta, le patate, almeno sapete più o meno regolarvi sulle quantità. Spero che quindi in questo modo abbia recuperato tutti i no che vi ho detto in questi giorni, perché sinceramente non potevo fare altrimenti. Basta, tutto qui, volevo dirvi soltanto questo. Quindi link nell'info box, ci vediamo alla prossima volta, che sarà una video ricetta che ho già registrato, ora devo montarla. E fra l'altro una ricettina che mi è piaciuta un botto, chiaramente non mia, l'ho trovata su un sito, però buonissima, veramente buonissima, un salmone godurioso. E basta, vi saluto, un bacione e alla prossima, ciao!